Allora, professore, Sì, insomma, concorda? sì, la linea di fondo è questa, non è, Però è stato non cruento. si, non si può semplificare come fa aprile dicendo che il sud è ricco e il Piemonte è povero, insomma, sarebbe troppo... Il Piemonte era indebitato, le risulta che era indebitato. Ma sarà stato anche indebitato, tutto quello che vuole, ma è soprattutto il fatto è che il sud non era ricco in maniera equa omogenea, dappertutto. Dice, in maniera non omogenea. Era ricco in maniera no, omogenea. Assolutamente, assolutamente non lo era. Le punte d'eccellenza c'erano. C'erano soprattutto, come ha ricordato Giancarlo, nell'ambito della tradizione della giurisprudenza, che sicuramente, io non avrei dubbi, era all'avanguardia in Europa, non soltanto in Italia, lo era sempre stato, sicuramente. Nel 1945 c'era stato il congresso internazionale degli scienziati, un congresso internazionale promosso a Napoli, fatto a Napoli. Qualcuno dice voluto da... Però era sulla buona strada della ricchezza. Poi che cosa è avvenuto? No, credo che la buona strada della ricchezza non l'avrebbe mai intrapresa perché mancava un retroterra culturale di tipo imprenditoriale. Non c'era nel Mezzogiorno, c'era una economia con punte d'eccellenza fondata su uno, come dire, sul fatto che piccoli gruppi detenevano le leve del potere economico politico e su questo non si costruisce ricchezza, se non per pochi, qui non ci sono dubbi. Quindi il processo fu cruento, certamente fu cruento, i dati parlano, non è inutile, non sono confutabili, però di questo, ecco, di questo pericolo furono consapevoli illustri esponenti del mondo dell'epoca. Lei prima citava Sigismondo Castromediano, certo, e Liborio Romano, due figure agli antipodi, se vogliamo, per storia, tutti e due vittime della dinastia borbonica, però insomma in maniera assolutamente diversa, in forme assolutamente diverse. Beh, Sigismondo Castromediano non poteva farlo perché trascorse più di 12 anni nelle prigioni borboniche, lontano, nelle carceri, quindi non aveva il polso della situazione, ma Liborio Romano sì, e Liborio Romano all'indomani del plebiscito subito scrisse una lettera a Cavour, in cui avvisava Cavour che c'era qualcosa che non andava, questa unità era stata troppo cruenta, troppe ingiustizie, in cui elencava quelle che definì le 10 piaghe delle due Sicilie. Certo, io ce l'ho qui. Poi magari se però ci sarà Cavour tempo, se ne rese conto, ma morì subito. Cavour non fece questo tempo è il problema ad approfondire questo discorso. Forse lo avrebbe fatto. Cavour, credo che ci fu un incontro. Ci fu l'incontro, e secondo quel che racconta il Romano, che fu eletto in ben 8 collegi, insomma, era una specie di. Era un partito lui da solo. E egli assunse una posizione di equidistanza sia rispetto alle posizioni governative sia rispetto a quelle dell'opposizione. E il Cavour, che era uomo che definì il Romano la miglior testa del reame, la migliore intelligenza del reame, era un grande diplomatico. Momento, diciamo. Riuscì a conservare, diciamo, il grande potere fino a un certo punto. Poi quando doveva andare quando di fondo, si trattò poi di andare a risolvere queste lui. Piaghe, non aveva più potere, no, del Duca, poi gli ha creato queste piaghe, il movimento di piazza, lui se n'è andato lì dentro il capo del governo. Una pressione immediata, forzata, opposta, che non tenesse conto delle peculiarità delle singole zone d'Italia, fra le quali quella appunto meridionale. La tradizione della giurisprudenza, certo, e l'esercito borbonico del quale parla Aprile, dicendo che insomma li chiudono, c'è qualcosa di vero in parte è tutto vero, è dimostrato, sì, non si sa quanti sono esattamente i morti, 600.000 o 200.000, ma
ovviamente è inaccettabile, sì, almeno credo dal punto di vista metodologico, questo rapporto con i nazisti piuttosto che con gli islamici. Insomma, piuttosto, cioè, a livello storico, ma insomma, regge un paragone, non si possono fare questi paragoni, sono scorretti, giusto? Fra una vicenda storica di un periodo e un'altra, non regge, diciamo. Non regge se non è sufficientemente dimostrata, contestualizzata. Insomma, bisogna... Ecco, allora continuiamo, perché adesso entriamo anche nel merito. Chi sono queste due figure che abbiamo nominato? Sigismondo Castromediano, lo vedremo dopo nella seconda parte, perché si festeggiano i 200 anni dalla nascita di questo patriota che ha comunque pagato con la sua vita, poi in fondo è stata una buona parte della sua vita in carcere, fra sofferenze, insomma. E, però io, prima di introdurre questi importanti personaggi come Liborio Romano, voglio accennare anche a un lavoro che ha fatto Martone. C'è stato un libro, un film, Noi credevamo. Questo titolo già ci fa capire una cosa, che alcuni patrioti poi sono rimasti delusi da questa unificazione che è avvenuta in maniera, insomma, non in modo come se lo sarebbero immaginato loro, insomma, questo passaggio. E allora si vede proprio nel film che uno di questi importanti patrioti immagina di ammazzare Crispi, che fa il discorso trasformista: noi repubblicani saremo più fedeli alla monarchia degli stessi monarchici. E, insomma, c'è stato dentro questo grande, come dire, queste grandi idee, c'è stato anche tanta delusione dopo, giusto? Ci sono stati delle forti delusioni. Perché? Sì, torno a dire questo senz'altro, perché usciamo da un lato dalla demonizzazione dell'unificazione e dall'altra dalla mitizzazione, quindi noi dobbiamo cercare di leggere questo processo, che certamente è fondante per la nostra Italia, leggerlo attraverso questa categoria della complessità. Lei dice bene che lo Stato unitario nasce su una base fragile, su una debolezza, per una serie di questioni. Innanzitutto, torno a dire, non esisteva la società italiana in quanto tale, bisognava costruire una identità nazionale, quindi una fragilità che nasceva da questa base sociale ristretta. Però i mazziniani volevano subito la Repubblica, non volevano la monarchia. Ma anche quella, la forma... Poi c'erano anche gli anarchici. Sappiamo bene, la forma istituzionale fu messa da parte, come sappiamo, con la società nazionale che nasce nel 59, non a caso Garibaldi partecipa poi insieme ai liberali, perché ci si rende conto che prima della scelta istituzionale monarchia o Repubblica bisognava unificare l'Italia. E l'unico in grado di farlo era Vittorio Emanuele. Non l'unico, anche qui torna a dire, non è sbagliato, è riduttivo, perché l'esperienza dell'unificazione italiana rispetto per esempio a quella più o meno contestuale, sarà fatta 10 anni dopo, della Germania, ha caratteristiche diverse. L'unificazione italiana ha un forte protagonismo dei Savoia, dell'esercito piemontese, ma non dimentichiamo tutto l'apporto che può essere maggiore, minore, ma che tutto sommato ci fu, di partecipazione dal basso, quando dico dal basso, la spedizione dei Mille. Non è che la possiamo proprio cancellare, non è che possiamo cancellare, torno a dire, tutto quel movimento di esuli che parte dalle regioni meridionali, da tutte le regioni meridionali, dal Salento, ecco il contributo del Salento all'unificazione italiana. Partono dopo i moti del 48, dopo la repressione. Noi stiamo dipingendo i Borboni come appunto il paradiso terrestre. Non è vero, lei dice. C'era la repressione poliziesca, vanno in carcere, vengono perseguiti, c'è la censura. Se per noi è indifferente vivere in uno stato in cui... Infatti non c'è Castromediano libertà, viene assicurato alle patrie galere proprio per cospirazione. È vero. Sì,